Domenico Monterisi è stato un calciatore che vestiva la maglia dell'Audace Cerignola, squadra della sua città, vestita con orgoglio, ma anche un uomo che ha conosciuto le sofferenze e la morte in guerra nel 1941. Il suo nome campeggia da tanti anni nella dicitura dello stadio cittadino, dove la squadra locale disputa per la prima volta un campionato professionistico, la Lega Pro. Il monumento è stato inaugurato giovedì nel locale cimitero della città, voluto sia dal locale comune che dalla società calcistica citata. Oltre alle autorità civili e delle forze dell'ordine, ha partecipato anche una delegazione della scuola media Paolillo. Uno degli alunni ha letto la biografia del giocatore. Il monumento è stato scoperto dal sindaco della città Ofantina, Bonito, insieme al nipote del giocatore e a una delegazione di familiari. Presente anche la delegazione della squadra di calcio Ofantina con il presidente Grieco, il direttore sportivo Elio Di Toro e alcuni giocatori. Nel monumento sono stati ricordati anche tre giovani cerignolani periti durante la Seconda Guerra Mondiale in combattimento.